Ciao a tutti, sono Fratello Dafu e vi sto registrando questo breve video dal nostro centro di pratica di Deer Park che si trova in California negli Stati Uniti. Come va? Quante volte durante la nostra giornata ci viene fatta questa domanda, così semplice? Come va? E quante volte ci facciamo noi stessi questa domanda? Come va? Ecco, molto spesso non abbiamo in realtà la capacità di fermarci e di rispondere con sincerità e profondità a questa domanda così semplice. Come va? Vorrei invitarvi a prenderci un momento insieme per rimanere in contatto con questa domanda e fare qualche respiro consapevole. Grazie a tutti per aver fatto qualche respiro insieme. E la gata che vorrei condividervi oggi è la gata che recitiamo quando ci svegliamo al mattino. Quando ci svegliamo, prima di alzarci da letto, possiamo rimanere qualche istante in posizione seduta e recitare queste quattro frasi. Mi sveglio questa mattina e sorrido. Un giorno nuovo davanti a me. Faccio voto di viverlo pienamente e di guardare tutti gli esseri con compassione. Nella nostra tradizione vediamo il respiro consapevole come il mezzo di trasporto che ci aiuta a riportare la mente nel momento presente. Ed è per questo che mentre recitiamo questa gata possiamo fare un'ispirazione consapevole mentre recitiamo la prima frase e mentre recitiamo la seconda frase possiamo espirare, inspirare di nuovo con la terza frase e con la quarta frase espirare. Così l'esperienza che stiamo facendo diventa più vera. Per esempio nella prima frase c'è scritto mi sveglio questa mattina e sorrido. Questo non è solo il sorriso della mente, ma è anche il sorriso del corpo, un sorriso fisico. Se la nostra mente è in contatto con il corpo, possiamo rendere quel sorriso ancora più vero. Possiamo sentirlo anche con tutto il nostro corpo. Possiamo farlo con tutto il nostro corpo. Quindi è molto importante che la mente, quando recitiamo questa gata, sia in contatto anche con il corpo. E così per rendere appunto l'esperienza più profonda e più vera. Questa è la prima gata che vorrei proporvi di praticare insieme durante i prossimi giorni, con l'augurio che possa aiutarvi a creare uno spazio di consapevolezza durante le vostre giornate. E spesso diciamo, quando le cose non vanno per il verso giusto, che abbiamo iniziato la giornata con il piede sbagliato. Ecco, spero che questa gata possa aiutarvi ad iniziare le vostre giornate con il piede giusto e proverò a condividervi anche altre gata, e così se vi va di praticarne delle altre avete la possibilità di farlo. Quindi ecco, magari anche se condividerò delle gata in più, ecco, cercate di concentrarvi su quelle che sentite risuonare di più per voi.
senza sforzarvi troppo. Ecco, la pratica deve essere un piacere, c'è un po' di sforzo, il retto sforzo, però non uno sforzo che porta tensione o avversione alla pratica. Quindi ecco, non forzate, fatelo con uno spirito di curiosità. Se avete dei sangha potete proporre questa pratica anche all'interno dei sangha, perché il nostro insegnante ha sempre detto che praticare insieme è un sostegno grande, e ci possiamo sostenere a vicenda, ci possiamo ispirare a vicenda, possiamo condividerci le nostre comprensioni e difficoltà, così ci stiamo vicini anche in queste dinamiche. E niente, vi ringrazio molto e buona pratica.